la donnetta, la 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 la, col cavaliere, la 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 la. Sulla scia del successo dell'evento eccezionale dell'estate 2020 e da grande richiesta, torna all'Anfiteatro Romano Mario Cassi, baritono che ha portato Arezzo nel mondo e lo fa con alcuni dei suoi artisti amici, ospiti delle più prestigiose scene internazionali. Questo è un gala con quattro artisti, un flautista e il pianoforte, quindi significa è una serata un po' come un'opera lirica che ha un inizio, uno svolgimento e un finale, che dobbiamo quindi obiettivamente cantare molto di più e prepararci anche molto di più. Quello che non si sa per un concerto come questo, io sto lavorando da 2 mesi e mezzo, tra una prima in Arena di Verona, tra un Gianni Schicchi con l'Orte, in mezzo alla strada durante il traffico, telefonando in Bluetooth ovviamente, con il pianista abbiamo messo su un programma, credo, che valga la pena di fare un salto a venire a sentire e per passare una serata anche, diciamo, diversa rispetto alle altre, ma non priva di grandi emozioni. Il programma della serata del 29 agosto è ancora una volta scelto tra le pagine più belle del repertorio operistico e da camera italiano e francese. Spazia infatti dalle fantasie per pianoforte e flauto dell'Ottocento alle romanze d'opera più celebri, ma anche più raramente eseguite ad Arezzo. Sentire queste musiche in quella location ha un valore emotivo enorme, secondo me. Un evento dunque per tutti i gusti e per tutte le tasche, soprattutto grazie alla Fondazione Guido d'Arezzo, che ha messo a disposizione alcuni biglietti per gli Under 26. Continuiamo con la politica di facilitare l'ingresso ai più giovani e quindi abbiamo messo a disposizione un centinaio di biglietti gratuiti per i giovani sotto i 26 anni, che potranno essere ritirati prenotati il 25, il 26 e il 27 di agosto alla Cassa del Teatro Petrarca dalle 17 alle 19.